Buongiorno, oggi parliamo con Maddalena Gissi, che è la segretaria generale di CISL Scuola, e con lei cerchiamo di fare un po' una analisi dei dati relativi al tema del reclutamento e al tema del precariato. CISL Scuola proprio in questi giorni ha realizzato un interessante dossier con tutta una serie di dati ricavati ovviamente dai dati ufficiali del Ministero e poi in parte anche rielaborati. Da questi dati emerge una realtà molto complessa per certi aspetti, non so se mi sbaglio, segretaria, ma forse anche un po' inquietante, un po' pesante, un po' difficile. Ecco, cominciamo per esempio a vedere questi primi dati. Vediamo un po'. Allora, questi sono i dati relativi alle assunzioni che sono state fatte nell'anno scolastico 2020-2021. Questi sono dati ufficiali del Ministero. E che cosa ci dice, per esempio, questa prima tabella? Ci dice che nell'anno scolastico 2020-2021, su 63.000 erotti posti disponibili di posti comuni, ci sono state poco più di 17.000 assunzioni, cioè il 28% neanche. Su 21.400 posti di sostegno ci sono state 1.657 assunzioni per un totale di meno dell'8%. In prospettiva, questo che cosa significa, Gissi? Innanzitutto buongiorno e grazie a Reginaldo e alla tecnica che mi permette di parlare di numeri perché ci stiamo abituando ad un confronto sui numeri. È molto importante l'analisi che è stata realizzata dal nostro dipartimento sindacale. Sicuramente alcuni aspetti potranno essere migliorati appena avremo ulteriori dati già richiesti all'amministrazione. Quello che emerge è il fattore oramai consolidato. Si autorizzano assunzioni per la copertura dei posti vacanti e disponibili, che sappiamo ogni anno poi corrispondono alle cattedre al 31 di agosto. Su 200.000 supplenze, più di 200.000 supplenze, sappiamo che almeno lo scorso anno c'erano 85.000 cattedre vacanti, quest'anno potranno essere 113.000, credo. Ed emerge la necessità di individuare una soluzione che sia strutturale, a regime, perché ogni anno la dimostrazione possono darla questi numeri. Ogni anno ci si così felicita con l'amministrazione che mette in campo assunzioni per tante decine di migliaia, e poi il risultato invece non c'è. Secondo le vostre previsioni, quest'anno riusciremo ad andare molto al di là della copertura del 27,85% come è stata nel 2020-21, o a tuo parere ci attesteremo sempre su queste percentuali? Credo che la percentuale potrebbe essere più o meno la stessa, spero non inferiore, spero non inferiore, ma dai dati che abbiamo potuto rilevare, ho detto sono in corso tutti gli aggiornamenti perché innanzitutto aspettiamo l'esito della mobilità. Dopo la mobilità si Certo. avrà la certezza del numero dei posti vacanti, e quest'anno ci sono state richieste per 12.000 passaggi da posto comune su sostegno, che potrebbero produrre ulteriori posti vacanti su sostegno. Il consolidamento dell'organico non introdurrà situazioni di perdenti posto, anche se per errore delle amministrazioni a livello locale e per superficialità nella gestione degli organici, 400 posti sono stati restituiti al MEF nelle regioni del sud, dove c'è stata l'incapacità della dirigenza territoriale periferica nella gestione della costituzione delle cattedre. Ecco, vediamo un altro dato che è quello relativo al concorso straordinario. Si parla di 32.000 posti disponibili.
15.000 primo grado e 17.000 secondo grado. Ma effettivamente questi posti si riuscirà ad attribuirli tutti, ad assegnarli tutti? Questi erano posti programmati su una triennalità. C'era già l'impegno di garantire l'assunzione almeno per 28.000 il primo anno. Cosa è successo? La gestione, chiaramente legata a modalità diciamo, di svolgimento delle prove computer-based, attraverso anche dei quesiti che molto spesso veramente avevano un'articolazione, una complessità, più che una complessità, una difficoltà anche interpretativa, ha prodotto un effetto incredibile. Le percentuali che stiamo vedendo e stiamo seguendo momento dopo momento, perché ancora ci sono regioni che non hanno completato, c'è cioè più o meno una percentuale intorno al 65% dei risultati. Vedono un grande numero di colleghi con tantissima esperienza, purtroppo respinti e che non hanno raggiunto il minimo. Qualcuno mi faceva notare che il minimo era a partire dai 7 decimi, non hanno accolto nemmeno la sufficienza come risultato e come esito. Certo, ci chiediamo qual è stato il criterio che ha visto una valutazione così tranciante. Siamo abituati, non è la prima volta, lo abbiamo visto anche storicamente in tutte le prove precedenti. I commissari nella valutazione chiaramente hanno un'idea anche unidirezionale, non considerano quello che i colleghi hanno dovuto affrontare in un periodo pandemico e di grande difficoltà, perché molti di questi partecipano per discipline, diciamo che realizzano i concorsi da una parte e dall'altra dell'Italia, e molti di questi in poco tempo hanno dovuto realizzare quella che poteva essere l'esposizione metodologico-didattica. Credo che forse si voleva proprio dimostrare quello di poter escludere e bocciare per convincere l'opinione pubblica che le sanatorie, così come erano state intese, non premiano la qualità. Mi chiedo se molti di questi censori non si siano resi conto di quanto quei 4.000 insegnanti di sostegno col titolo, cioè sono docenti specializzati che hanno superato il TFA, quindi hanno superato selezioni anche molto, molto complesse, potranno essere esclusi dall'insegnamento perché sono gli unici specializzati che abbiamo a disposizione, quindi insegneranno da domani, per i prossimi 10 anni insegneranno continuativamente. Senti, ci sono nel dossier che voi avete realizzato, ci sono dati decisamente molto interessanti. Ecco, qui per esempio vediamo una vostra elaborazione su dati ufficiali del Ministero. Questi per esempio sono numeri importanti. Abbiamo 35.000 insegnanti nelle GM del 2018, ma voi dite soltanto 3.000 nominabili da settembre. Nelle graduatorie di merito, di tutto quel personale che ha affrontato l'ex FIT nel 2018 o nel 2016, le altre graduatorie dalle quali ancora si assumerà e si assumerà al 100% perché il decreto Sostegni bis prevede l'ampliamento delle assunzioni. Lo scorso anno si era fatto lo stesso in sede amministrativa. Comunque, si assumerà al 100%. Noi abbiamo individuato chiaramente le aree territoriali e geografiche. In alcune aree mancano gli insegnanti, in altre sono le graduatorie ad essere molto dense. E lo scorso anno la Col Veloce, quella che dimostrava la volontà di uno spostamento, è stato un grande fallimento. Tant'è che il Sostegni bis quest'anno la abolisce proprio perché non è il caso non di perdere tempo, però
Perché anche lo si fa? Perché il vincolo quinquennale per qualunque persona è un carico complicato da sostenere. Per cui fare un ragionamento di un'assunzione per un arco temporale più ridotto probabilmente avrebbe attirato un po' l'interesse, ma vincolare per 5 anni sarebbe stato complicato. Senti, un altro dato. Questi sono i docenti presenti nelle GPS di prima fascia. Ecco, il numero anche qui non è poi così elevato come qualcheduno potrebbe pensare, perché abbiamo poi in totale meno di 10.000 insegnanti. Correggo Reginaldo, sono posizioni, non Ecco, sono benissimo. docenti. Perfetto. Allora, perfetto. Spiegaci bene che cosa vuol dire questo. Perché un docente di sostegno è anche in una graduatoria di posto comune. Un docente di sostegno di primo grado può essere per la maggior parte delle discipline nella graduatoria di secondo grado. Se ho diciamo, in qualche modo partecipato e mi sono iscritto nelle graduatorie, almeno concorro per più di una disciplina. Insomma, c'è una casistica rara secondo delle classi di concorso. Ma un insegnante di lettere in una secondaria di primo, secondo grado, e se ho il sostegno, magari ho anche il sostegno di primo grado, quindi vado su tre graduatorie. Quelle posizioni sono destinate a ridursi più o meno della metà o di un terzo. Quindi, quando si fa un calcoletto e Palazzo Chigi dice nella relazione tecnica ci sono 18.000, inventa numeri perché sono numeri legati alle posizioni. Tocchiamo subito questo argomento perché voi avete fatto anche una analisi molto accurata di diversi passaggi della relazione tecnica e voi appunto sostenete che questa relazione tecnica contiene anche dei veri e propri errori, non di valutazione politica, ma proprio degli errori appunto tecnici. Quello che ci ha colpito di più ed è il più evidente è il calcolo, la quantificazione dei compensi dei commissari per il concorso ordinario, quantificata su 4 discipline, nonostante il concorso ordinario si realizzerà, secondo le indicazioni del sostegno bis, su 5 discipline. Quindi proprio una quantificazione economica, perché per poter pagare i componenti, i commissari, con un incremento, già faccio una sottolineatura, già aver valutato la necessità di incentivare la partecipazione dei commissari con un incremento del loro compenso è un elemento interessante. Ma come lo si è inteso remunerare il commissario? Risparmiando sulle prove, perché le prove non sono più quella scritta, quella orale, quella di informatica, ma è la prova attraverso il quizzone. Quindi abbiamo barattato il compenso perché la dicitura più ridondante, quasi paranoica, e la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Senti, torniamo un attimo sui numeri e vediamo, voi avete fatto anche questa tabella, insomma, questo prospetto dove parlate dei posti disponibili per le assunzioni 2021-2022. Si arriva ad un totale, secondo i vostri calcoli, di 80.400 posti vacanti. Secondo voi, ce la faremo a coprirli tutti? L'amministrazione ce la farà a coprirli? Da quello che hai già detto finora, mi pare che voi abbiate davvero molte, molte perplessità su questo. Sì, tantissime. Noi abbiamo proprio chiaramente messo in evidenza quali sono le strade possibili. Sostegno specializzati con un percorso di graduatoria che deve andare avanti con uno scorrimento annuale. E già avremmo quei numeri, quei 30.000 che
corrisponde nient'altro che alla platea degli specializzati. Ci sono poi i 36 mesi che hanno ampiamente diritto ad una abilitazione e a una specializzazione se hanno maturato il diritto sul sostegno. Quindi avremmo la possibilità di garantire con un effetto scorrimento, ma che deve essere strutturale anno dopo anno. Deve essere quel benedetto doppio canale che noi tanto da tanto tempo esaltiamo e che Mattarella aveva introdotto all'epoca della sua gestione da ministro dell'istruzione. Perché siamo preoccupati? Perché se si tenta di bloccare ai soli 36 mesi abilitati e all'interno di questi non individuiamo chiaramente altre soluzioni, perché nel frattempo il concorso ordinario saremmo fortunatissimi se arriverà in corso d'anno, magari in qualche realtà sì, in qualche altra no, ma non ci risolve il problema perché sono in totale, se anche dovesse andare benissimo, sono 3.000 posti nella disciplina del primo grado. Non è la soluzione degli 80.000 e noi siamo sottodimensionati, perché il ministro ci ha detto che invece sono 113.000 le cattedre. Immaginate, pensate, il sindacato ha sottodimensionato, ci siamo attestati sui numeri che potevamo quantificare con maggiore certezza. Probabilmente ci sono le certificazioni dell'INPS alle quali noi non abbiamo posto attenzione, che possono pervenire nel tempo utile per incrementare i posti vacanti. Voi avete fatto anche un'altra analisi molto interessante, e qui adesso la vediamo. Ecco, voi avete fatto avete prodotto una tabella molto ampia, in cui avete calcolato, il numero degli insegnanti suddivisi per fascia di età. Ecco, qui vediamo la parte che riguarda gli insegnanti di ruolo fino a 34 anni di età. Poi abbiamo gli insegnanti tra i 35 e i 44 anni, gli insegnanti fra i 45 e i 54 e veniamo all'ultima parte di questa lunga e complessa tabella, i docenti di ruolo over 54. Andiamo in fondo a questa tabella e vediamo qual è il totale. Ecco, vediamo che abbiamo 300.000 insegnanti over 54, 58.900 maschi e 242.000 donne. E questi sono insegnanti, quindi, che presumibilmente andranno in pensione nei prossimi 10 anni, con una media, diciamo, di circa 30.000 insegnanti all'anno. È un numero importante, un numero significativo, ma il dato va letto in modo un po' più analitico, perché questi numeri sono particolarmente alti in alcune regioni. Ecco, vedete, per esempio, in Sicilia ne abbiamo 33.000, 33.000. In Nel Veneto Lombardia, 19.000 o in Lombardia. in Lombardia ne abbiamo 38.000, poco meno, ma teniamo conto che la Lombardia ha un organico e una popolazione scolastica che è quasi il doppio di quella della Sicilia. Quindi è chiaro che i pensionamenti incideranno molto di più nelle regioni del sud e di meno nelle regioni del nord. Che cosa significa questo dato per voi? Quali conseguenze ha sulle dinamiche demografiche della scuola? Significa avere una capacità di programmazione che in questo momento deve aiutare questo paese a guardare oltre l'emergenza. L'emergenza ci sta mettendo di fronte ad una valutazione. La scuola è un servizio essenziale per questo paese. Quindi in tutte le realtà noi dobbiamo poter garantire il diritto allo studio. Quando si guarda la scuola attraverso i numeri e si guarda anche attraverso la denatalità, spesso si dice: tra non molto non avremo bisogno di insegnanti. Bene, questo schema ci dimostra che abbiamo già pronti 301.000 cattedre vacanti e che quel processo di denatalità che coinvolge per lo più gli alunni del sud, le aree del sud, ha un'inversione di tendenza lì dove si quantifica il numero di pensionamenti. Quindi
Non possiamo non fare una programmazione nei bandi di concorso, nella proposta strutturale che noi diciamo di immissione nei ruoli, perché noi dobbiamo guardare con molta attenzione quello che succederà nei prossimi 10 anni, anche perché nei prossimi 10 anni saremo alle prese con i debiti e con le restituzioni e rischiamo di perdere anche un po' di lucidità. Questo è un dato incontrovertibile e dietro questo ce n'è già un altro che arriva con chi è nella fascia 44-54 anni, che non è di rilevanza inferiore, perché stiamo parlando di ulteriori docenti che si affacceranno nella seconda decade, negli ulteriori 10 anni, nella misura di altri 250.000. Poi, se vogliamo esternalizzare il servizio scolastico e vogliamo pensare che la scuola non avrà bisogno di docenti perché faremo didattica a distanza attraverso un computer e quindi potremo tenere a distanza 100 alunni e con un docente soltanto, beh, questo ce lo diranno le cronache dei prossimi 20 anni. Io credo che non sia proprio possibile. Bene, grazie a Maddalena Gissi, segretaria generale della CISL Scuola, per questa ampia panoramica sul problema dei numeri della nostra scuola. Ci siamo riferiti in particolare al numero dei docenti, dei posti a concorso, delle cattedre scoperte. È un tema attualissimo, sicuramente ci torneremo, perché purtroppo, diciamo la verità, temiamo tutti che le rosee previsioni di qualcheduno non si realizzeranno. Quindi ovviamente la speranza, come si dice, è l'ultima a morire, però i segnali per un avvio non propriamente brillante del prossimo anno scolastico ci sono tutti. Andremo in piazza il 9 giugno davanti a Montecitorio per ricordarlo anche ai politici. Ecco, grazie a Maddalena Gissi che ha ricordato anche questo dato, anzi lo ricordiamo anche noi. Ecco, il 9 giugno appunto le organizzazioni sindacali del comparto hanno organizzato una manifestazione proprio per porre di nuovo al centro del dibattito politico anche questo tema. Vedremo se la politica sarà in grado e vorrà raccogliere questo lamento, chiamiamolo così, ma non è soltanto un lamento, ovviamente, questa protesta, questa sollecitazione, bene, delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori della scuola. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie a voi.